Paolo Pagani, che presenta il suo libro Citofona Regel per la rassegna Fuori gli autori. La filosofia esce fuori dai suoi consueti schemi per arrivare alla vita di tutti i giorni. Le chiediamo da cosa nasce l'idea e da dove parte questo libro per arrivare a chi citofona e chi risponde. Beh, Citofona Regel nasce dall'idea di realizzare un giochino che poi si rivelerà un giochino molto serio, quello di pensare a quali domande angosciano, ma non soltanto, assillano, ma non soltanto, interessano insomma al nostro presente, quali domande il presente nel quale noi viviamo qui e ora ci presenta e nell'andare a cercare le risposte nei grandi filosofi del passato. Giochino perché era una sfida, ma mi sono reso conto, ci siamo resi conto, io e l'editore Rizzoli, che in effetti le risposte a molte delle domande che ci poniamo oggi sono già state date, qualcuna 200, qualcuna 2000 anni fa. E quindi Citofona Regel mette insieme le risposte già date alle domande del nostro presente. Partendo da questa premessa, insomma, che la filosofia è un'attività pratica, quindi abita le nostre vite quotidiane, e perciò il quotidiano non può sfuggire agli interrogativi della filosofia. Il libro nasce in contemporanea con il podcast, né prima né dopo, quindi la stesura del testo, quali differenze ha comportato, quale approccio? Beh, molte, sì, sono due registri completamente diversi. Intanto il podcast, ricordiamo, che è stato fatto con la Cora Media di Mario Calabresi, è articolato in 60 puntate, una vera maratona, ma non vi dovete spaventare perché durano solo 7 minuti l'una. E il taglio, il registro è certamente più lieve, più leggero, insomma, rispetto al libro. La scrittura del libro, che io la chiamo una narrativa non fiction, cioè tutto fondato sui fatti veri, anche se lo stile è uno stile narrativo, non è accademico, non è professorale. La stesura del libro, dicevo, ha richiesto più tempo e i capitoli sono distesi e soprattutto sono meno, per evitare di trasformare il libro in una enciclopedia in non maneggiabile, insomma. Mentre là le puntate sono 60, qua i protagonisti del Citofona Regel Rizzoli, cioè versione cartacea, sono 26. Lei è un abituale frequentatore di biblioteche, le sovviene un momento particolare legato ad una biblioteca? Io vengo da Milano e quindi mi servo spesso della Braidense, della Biblioteca Nazionale di Brera, mentre all'estero mi è capitato, sì, di frequentare, beh, particolarmente nel mio cuore, la British Library di Londra e il Nietzsche Archive di Weimar, dove sono raccolti i testi manoscritti di Friedrich Nietzsche. Io suggerirei di leggere, anche perché è una lettura svelta, trattandosi di un pamphlet non monumentale, il pamphlet di Immanuel Kant, che nel 1759, è citato nel libro con il suo Per la pace perpetua, davvero intellettuale illuminista, pensa l'impensabile, pensa che sia possibile abolire la guerra. Io credo che per i ragazzi che si affacciano alla ricognizione dei problemi della contemporaneità, un librino agile, ma nutriente, denso, come Per la pace perpetua, possa essere d'aiuto. Noi la ringraziamo, è stato un piacere conoscerla e ascoltarla dal vivo. Un piacere mio, grazie. A presto.